Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: uno dei concorrenti ha letteralmente generato il panico nella casa del GF VIP 6. Il boccone è andato di traverso e tutti si sono subito allarmati. Purtroppo queste cose succedono nelle case di tutti gli italiani, possono quindi accadere anche nella casa più spiata di Italia. Uno dei concorrenti più chiacchierati ha rischiato di morire soffocato da un boccone andato di traverso. Ecco cos'è successo nel dettaglio. Panico al GF VIP 6, uno dei concorrenti rischia il soffocamento. Deve essere stato il momento peggiore vissuto al GF VIP 6. Uno dei concorrenti più discussi di quest'ultima edizione se l'è vista proprio brutta. Un boccone è finito di traverso bloccandole le vie respiratorie. Per fortuna tutto è andato bene. La clip che mostra il momento specifico è subito diventata virale su Twitter. Chi è stato il protagonista di questo momento surreale? Ovviamente l'amato e discusso Gianmaria Antinolfi. Per fortuna è riuscito a liberarsi dall'ostruzione da solo, i suoi compagni in casa non sembravano molto ferrati sulle manovre giusto per evitare il soffocamento. Gianmaria e il video del boccone virale sui social. Durante la cena di ieri sera, l'imprenditore ha ingurgitato un boccone evidentemente troppo bollente. La prima reazione del suo corpo è stata quella di segnalare il calore con un viso assai arrossato. Gianmaria e il boccone di traverso cancelletto gfvipic.twitter.com/wwss3bps7y. Roberto Mallo @ Robby Mallo, January 14, 2022. Come se non bastasse, forse proprio per la fretta di liberarsi di quel boccone cocente, gli è andato di traverso deglutendo. Nei primi secondi è sembrato subito grave, un vero e proprio soffocamento. Ma poi per fortuna tutto è tornato alla normalità e il Geffino ha ripreso a respirare. Tanti compagni d'avventura però non hanno nascosto la paura, in primis Giacomo Urtis, poi Alessandro Basciano che erano a pochi metri da lui. Persino la sua ex Sofì si è allarmata quando l'ha visto piegarsi in due sulla sedia. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.